Non è possibile tener pronto un piano B per affrontare le situazioni impreviste di emergenza sulla nostra linea ferroviaria e contenere così i disagi per i viaggiatori? A porre la domanda con evidente tono critico nei confronti di Trenord è il segretario della Filt CGL di Sondrio Giorgio Nana. Ieri mattina denuncia il sindacalista l'ennesima riprova dell'incapacità della società di gestire il servizio pubblico, lasciando a piedi centinaia di persone. Il tragico evento di un suicidio nei pressi della stazione di Olgiate-Molgora ha fatto saltare diversi treni. Di fatto, mandando in tilt la circolazione per diverse ore. In questi casi, afferma Nana, sappiamo bene che i tempi di attesa del magistrato e degli enti competenti sono lunghi, nessuno ne ha colpa. Ma chi ha in gestione il servizio di trasporto pubblico si dovrebbe attivare immediatamente per portare a destinazione nel minor tempo possibile i passeggeri. Era un lunedì mattina, giornata da bollino rosso per il traffico intenso dei pendolari che tornano a Milano, per di più all'indomani dello sciopero proclamato dai sindacati di base. I viaggiatori sono rimasti fermi. Più di un'ora alla stazione di Lecco. I pullman sostitutivi non c'erano. Il capotreno li ha fatti salire sul treno che andava a Bergamo e da lì a Milano. Risultato chi era partito da Sondrio alle 6.40 per arrivare nel capoluogo lombardo alle 8.40 ci è arrivato solo dopo le 11. Un modo quantomeno allegro, conclude Nana, di trovare soluzioni alternative. Rincara la dose il referente trasporti della Cisla di Sondrio, Michele Fedele. Anche stamattina dice: abbiamo ricevuto segnalazioni di numerosi disagi per i pendolari. Quasi Rassegnati ad arrivare fuori orario a scuola o al lavoro. L'elenco delle corse ritardatarie è lungo, afferma Fedele, in particolare il treno delle 6:20 da Milano è rimasto fermo mezz'ora alla stazione di Berbenno senza che nessuna spiegazione venisse data ai viaggiatori. quantomeno un'informazione puntuale permetterebbe agli utenti di contenere i disagi, avvisando chi li aspetta o provvedendo con mezzi propri. Altro disagio segnalato da alcuni studenti la mancata apertura nelle prime ore del mattino della sala d'aspetto della stazione di Tirano, peraltro ristrutturata da poco. Per i ragazzi da e per l'Alta Valle, in attesa di una coincidenza tra le 6 e le 7, è disagevole restare in attesa all'aperto o, tutt'al più, sotto una pensilina, soprattutto ora che si avvicina la stagione fredda. Al momento la sala, collegata anche al vicino Infopoint turistico, viene aperta solo intorno alle 8:20 grazie alla disponibilità del personale delle pulizie. Un problema, è quello degli orari di apertura e chiusura, già sollevato quest'estate e, ora che sono riprese le scuole, destinato ad acuirsi in inverno.